L'isola misteriosa. Potresti ricordarmi di nuovo perché siamo nel bel mezzo del bosco magico, Frida? Perché questa mappa sa dove è affondato il galeone di Capitan Barbacrespa. Pensi che riusciremo a recuperare un galeone affondato più di 300 anni fa? Ma no, Pinocchio! La mia intenzione è quella di trovare il tesoro! Ok! Cosa stai raccogliendo, Grillo? Queste sono more frizzoline e io le adoro! E perché le mangi se ti fanno venire il singhiozzo? Beh, perché mi piacciono proprio tanto! Coraggio, Pinocchio! Dobbiamo costruire una barca! Leggi le istruzioni! Tagliare a dadini dei peperoni e delle zucchine. Stai leggendo la... ricetta della peperonata, piccolo genio! La nostra barca dovrà essere così! Mettiamoci al lavoro! Non mi sembra che sia uguale al disegno. L'importante è che galleggi. Cosa abbiamo sbagliato? Oh, giusto, ho dimenticato di incollare il fondo. Grillo, chiudi subito il boccaporti. Bocca... cosa? Premiamo il pulsante giallo. No! Forse era quello verde. Bene, bocca porti chiusi. Ehi, Grillo, adesso inizia l'avventura. E vai! Io odio l'avventura. Perché mai? Tutti i pappagalli hanno un ottimo senso dell'orientamento. Se la caverà da solo. Nella prima regola dei pirati bisogna sempre soccorrere un naufrago. Coraggio, Pinocchio, lanciagli qualcosa. Io intendevo una fune, non certo un grillo. Beh, potevi essere più precisa. Aiuto, aiuto, aiuto. Oh, vi ringrazio per avermi salvato. Io mi chiamo Spike e lasciate che vi racconti la mia avventura. Sapete, sono appena scampato alle zanne del terribile pesce cane. Avevo trovato un tesoro. Ma quel pesce cane l'ha divorato. E alla fine eccomi qua. Per me tu sei... solo un piccolo fanfarone. Mi è rimasta solamente questa moneta. Se mi aiutate a recuperarlo, la metà del tesoro sarà vostra. Che ne dite? D'accordo! Mi sbaglio, oppure quelle sono le olive snocciolate delle Antille? Sì, esatto. Ti stai sbagliando. Queste sono le more frizzoline del bosco magico. Direi che è ufficiale. E oggi sono molto più bello di ieri e l'altro ieri. Giusto? Basta con il massaggio. È ora del pisolino. Ci vediamo dopo per la solita manicure. Quella è l'isola dove vive il pesce cane. Mi ricordo bene di lui. Ma dove terrà il forziere? Lo tiene al calduccio nella sua grandissima bocca. Il pesce cane ha richiuso le fauci. Beh, io conosco un trucchetto per fargliele aprire ben bene.
Venite qui, presto! Meglio se rimani qui, il singhiozzo potrebbe svegliarlo. Se vuoi saperlo, non ci tengo affatto a entrare nella bocca di un pesce cane. E comunque il singhiozzo mi è passato. Beh, allora cerca di non mangiare altre more frizzoline. Su, almeno per un po'. Frida, sono in grado di mantenere il controllo. Che forza di volontà! Cosa mangia un pesce cane? Praticamente di tutto. Prendete il forziere e passatemelo, svelti! Ma ladro! Per la barba di Barbadolce, non ci credo, ci ha ingannato! Vi chiedo scusa, colleghi. Non potevo certo recuperare il tesoro da solo. Siamo in trappola! Oh! Dall'interno purtroppo non funziona! Ehi, dove sono Frida e Pinocchio, piccolo pennuto fanfarone? Beh, non sono venuti, però ti stanno aspettando con ansia! Non sarà complicato governare questa bagnarola. Ma che cosa sta succedendo? I miei complimenti! Sei un attore di talento e anche un abile ed esperto marinaio. Spike, ancora tu! Vieni là, pesce cane! E come te la passi, amico? È da un po' che non ci vediamo. Hai rubato di nuovo il mio tesoro. Questa è la sesta volta che ci provi. Oh, dai, non esagerare. Sarà al massimo la quinta. E vedrai, questa sarà anche l'ultima. Oh, sta attento, Pinocchio! E ora devo scegliere chi mangiare tra voi due. Fossi in te non avrei alcun dubbio. I grilli sono molto più dolci dei pappagalli. Oh, no, mi oppongo. Si sa che i pappagalli sono molto più nutrienti dei grilli. Oggi preferisco mangiare qualcosa di dolce. Grillo, che ci fai anche tu qui dentro? Oh, beh, i cinema erano tutti chiusi e non sapevo dove andare. E dov'è Spike? Quel pappagallaccio traditore se l'è scampata e ora se la squaglierà. Io non credo proprio fino a che il tesoro rimarrà qui. Ora che siamo di nuovo amici, che ne dici di dividere tutto il malloppo? Scordatelo. Devi ritenerti fortunato a non essere finito nella mia pancia. Spike non se ne andrà fino a che non avrà il tesoro. Dovrebbe convincerlo ad aprire le fauci. Ma come? Mi è anche tornato il singhiozzo senza mangiare le more frizzoline. Le ho lasciate sulla barca. Forse so come fare. Spike, mi senti? Passo. Spike, rispondi, passo. Sì, qui Spike. Riesco a sentirti forte e chiaro, Pinocchio. So come aprire le fauci del pesce cane. Così noi saremo liberi. E dopo potremo dividere il tesoro in parti uguali. Sentiamo la tua idea. Torna sulla barca e prendi la borsa con le more frizzoline. Eccole qui. Sai, pesce cane, stavo giusto pensando a una cosa. A cosa? Sei molto famoso per la tua eleganza, la tua classe, il tuo charme. Però? Però cosa? Il tuo alito non è così profumato. In effetti. Perché non provi due di queste caramelle? Vedrai che dopo avrai l'alito profumatissimo.
Ha funzionato! Svetti! Prima che il pesce cane si riprenda! Dobbiamo proprio portarci dietro anche il pappagallaccio? È una regola dei pirati, mai lasciare indietro un marinaio! Questa regola andrebbe aggiornata. Il traditore se l'è già squagliata con il tesoro! So io come fermare Spike! Che cosa stai facendo, Frida? Purtroppo non ho i cannoni di barba dolce, perciò userò te! Devi dire la bugia più grossa che ti viene in mente! Non sono stato io a riempire di maionese i tuoi cassetti! Che cosa? Beh, forse me lo sono meritato! Missione compiuta, ciurma! Già, peccato per il tesoro, però. Ormai l'abbiamo perso. Niente affatto, Pinocchio. Ritrovarlo sarà la nostra prossima avventura. No! Guarda tutti gli episodi! Pinocchio! Iscriviti al canale!